Bentornati in questo nuovo video. Oggi sono da Romantic Nails, ossia il salone dove faccio le unghie, e sono qui con Valeria. Ta-da! Valeria che, poverina, oggi è stata letteralmente costretta. Mi sono presentata in salone con il cavalletto, la macchinetta. Oggi sarei costretta a farti le unghie. Esatto, e come faremo queste unghie? Non lo saprai. Letteralmente, perché come avrete letto dal titolo? Oggi poi ci siamo vestite un po' abbinate, un po' mood. La mia BFF mi farà le unghie. Vabbè, più che mi farà le unghie si vendicherà. Possiamo chiamare il studio e la mia BFF si vendica e mi fa le unghie. Esatto. Anni fa, perché passiamo un sacco di tempo. Mamma mia. Deborah mi scelse le unghie. Se non l'avete visto quel video, andatevelo a vedere. Comunque, diciamo lascio che qui giù insieme a tutti quanti i contatti. Sì. Mi ha fatto proprio le unghie che lei si sarebbe voluta fare. Mi ha vista come non mi sarei forse mai fatta. Oggi mi vendico. Allora, io le ho detto, va bene tutto. Non mi basta. Sulle mani. E invece oggi unghie 18 più. No, allora sono molto molto curiosa. A parte che credo che morirò soffocata perché con la mascherina e la benda, ma mi sa che anche l'altra volta era stato così. Quindi incrociate le dita per me. Se vedrete questo video online, vuol dire che non sono morta soffocata. Ovviamente io sarò bendata. Non so assolutamente nulla di come Ele mi farà le unghie. Non potrò nemmeno. Vabbè, come Ele sceglierà di farmi fare le unghie da Vale. Non potrò toccarmi, non potrò vedere, non potrò fare domande. Niente, ragazzi, niente. Lo saprete prima voi di me quello che sta succedendo. Quindi io direi di iniziare. Provate a indovinare qua sotto nei commenti se secondo voi alla fine le unghie a Deborah piaceranno oppure no. Cioè, più che altro se secondo voi Eleonora sarà un diavoletto o un angioletto. E diciamo che questa è la mia preoccupazione. Oggi sono finalmente qui per vendicarmi sulla mia amica. In questa parte di video voglio darvi un po' di retroscena sulla mia scelta delle unghie. Allora, innanzitutto non sapevo quanto essere buona o cattiva. All'inizio sono partita dall'idea di farle le unghie leopardate, quindi come fece lei a me, di farle qualcosa di tipicamente mio. Poi mi è venuto in mente, cioè tipo ce l'ho immaginato e ho pensato che non ci sarebbe stata veramente per nulla bene. Quindi ho detto, boh, magari faccio una leopardata, una zebrata, una muccata, eccetera eccetera. Poi mi è rimasta in testa quella muccata più di tutte quante, e quindi mi è rimasto sia l'idea di farle tutte diverse sia di usare la mucca e di usare la trama muccata. Quindi alla fine dalla mucca sono passata ad un altro concept, e la parola chiave di queste unghie è una sola, ma non ve la dico adesso, dovrete cercare di indovinare durante il video mentre appunto vedrete le unghie realizzarsi man mano. Fatemi sapere poi se vi piacciono e se la prossima volta devo essere più cattiva. Queste sono le unghie stupende che avevo adesso, un po' di ricrescitina, infatti era proprio arrivato il momento di rifarle nuove, e quindi potete vedere un po' di solito come le faccio, anche sulla mia pagina Instagram vi pubblico sempre le foto e reel delle unghiette, e le potete vedere anche sulla pagina di Romantic Nails. Già sta cercando di imparare, ragazzi, Ma non è vero! Ho portato un fazzoletto per non è un fazzoletto, guardate. Non mi sono truccata apposta poi. Oddio. Però devi cercare veramente di non vedere nulla. No, non vedo veramente niente. No, allora, che numero è questo? No, amore, cioè non hai capito, il blackout totale. Va bene, ok. Yes. Ci siamo. Ok, salutiamo queste unghiette. Bye. Oh, ma mi rilasso, ma si quasi faccio un pisolino. Infatti, innanzitutto ora, Vale, farai lo smontaggio, insomma. Poi io ho preparato un foglio. Ok. C'è il progetto. La tesi. Allora, c'è la mia amica che la vedo disperata, perché qui siamo al momento della forma. Ah, siamo al momento della forma. Eh sì, infatti vado di là. Qual è una forma che proprio non vorresti? No, devo dire che sulla forma non ho grandi paure, insomma. E la lunghezza? La lunghezza, senza, a me piacciono lunghe, raga. Però io qua sento la presa che ci vado proprio tensa, quindi non lo so se... Se il mio desiderio verrà avverato. Più che altro, io vi dico la verità, non so veramente che cosa aspettarmi.
Non so cosa aspettarmi. Ieri quando stavamo preparando, tipo, ricordati la macchinetta, il cavalletto, eccetera, eccetera, da qualche frase di Eleonora ho capito che probabilmente non saranno tutte. Cosa sto menando io qua? Probabilmente non saranno tutte uguali le unghie. Cioè non è che mi fa tipo lo smalto blu su tutte le unghie. E vabbè. Ma sai di cosa dico? Vuoi parlare col muro? Ma dove stai? Ma sto qua. Vabbè, quindi non so che cosa aspettarmi. Va bene, noi qua stiamo facendo, la forma sta andando avanti. Che state a combinare? Sto riprendendo. È qualcosa alla base, probabilmente. Ma io mi sento le unghie corte, amici, ve lo devo dire. Non ti toccare. No, non me le tocco, però me le sento proprio che mi manca un pezzo. A livello di colori, disegni, proprio non ho idea, ragazzi. So solo che probabilmente mi sto mettendo la base. Non so se è tipo quella nude. Amo se mi fa il baby boomer nude. Cos'è far baby boomer nude? Allora, ti posso dire che, come hai detto tu, non sono tutte uguali. Non ti faccio 10 unghie tutte uguali. Che sia baby boomer, che sia verde acido, detto, o qualsiasi, non ti ho detto niente, cioè tutte e 10 non sono uguali, quindi potresti avere delle sensazioni che valgono solo per alcune, capito? Vale, bravissima a non farti capire nulla. No, infatti non c'è, raga, zero. Solo questa cosa, cioè proprio l'unica percezione che ho è che veramente me le sento corte le unghie. Abbiamo iniziato anche quest'altra fase. Io sento che Vale sta usando un pennellino, quindi credo non usa stia... troppo le mani là, che se no credo che stia disegnando qualcosa. E non so se posso fare un'altra supposizione, ma non credo di avere le unghie né a punta né ovali, perché dalla limatura non mi sembrava che avesse fatto questo movimento a cerchio così. Ok, esatto. E nemmeno, cioè, comunque ormai col fatto che sono tantissimi anni che faccio le unghie, le riconosco un po' i movimenti. Quindi tu pensi di averle o quadrate o a ballerina? Colori, secondo te? Guarda il colore. Ah, non lo so, perché ho vibe di che mi sta facendo qualcosa col nero, magari non c'entra niente. Cioè, non ho più idea, vedo che fa cose. Ma da te ridi, che mi stai disegnando? Oh, mamma, hai scritto tipo The Lady The Best. Vabbè, mi è beccata, madonna. Sicuro me l'hai scritto. Ho capito, perché Valeria non mi ha messo un colore, sta disegnando subito. Quindi il colore è la base. Non ho capito. Cioè, praticamente, io non ho sentito che mi ha steso un colore col pennello. Mossimelo, che stai a fare adesso? Voi scrivete qua sotto se... Non so se avrete già visto il progetto, perché io sentivo che parlavano di un progetto. Eh beh, glielo fa vedere dopo. Ok, quindi loro hanno un progetto per queste unghie con tanto di disegno. Ho capito che Eleonora addirittura a un certo punto ha disegnato. Questa è la cosa che mi spaventa di più. Dormi un altro po'. Okay. Con piacere. Mentre Vale passa a quest'altra mano, vi faccio vedere qui. Ma è finita? No, non l'abbiamo finita. Fammi vedere il pollice. Cosa pensi di avere? Ah, io sento che... Stai ferma cose. Con quella mano? Guarda, che fa cose. Ma tipo, cioè, certo, sembra che più cose. Che fa... Tipo, cioè, non credo che mi stia disegnando un pupazzetto. Sembra più una scritta. O un qualcosa tipo di swirl come ce l'avevi tu. Non lo so che cosa vuoi, però non... Mo sento che tipo, mi pare che mi sta a fare tatuaggi. Non lo so, mi sto ripassando sulla stessa. Magari così, tatuaggi. Non lo so proprio. Ok, torniamo dopo quando si capisce un po' di più. Che è? Avete capito cosa stiamo facendo? Che non è detto che anche chi guarda abbia capito, eh. Oddio, non si capisce? Alla fine si capisce. Qui ci hanno avuto un po' da ridire, amici, eh. Facevano, parlavano a versi. Ma mi scopri il mento, c'ho freddo. Guarda, questa mano si tocca tutta, poi dici, ah, non sa come sono. Non lo so come sono, ma io non so manco dove sto a guardare. Non so se avete capito dove stiamo andando a parare, però
adesso vi faccio vedere un altro step, così secondo me potete capire. E voglio chiedere a Deborah anche una cosa. Tra l'altro Deborah sta morendo di sonno, tipo. Com'è in generale farsi, cioè fare le unghie ma con un'altra persona che decide tutto? Cioè non sapere nulla. Ti fa stare in uno stato di ansia o di calma? No, allora io devo dire che non sono... Cioè una di... l'avete visto anche nel video dove Eleonora e Kevin mi hanno scelto i capelli. Che non sono una particolarmente preoccupata, cioè mi presto a tutto. Cioè, male che va, comunque sono unghie, comunque sono capelli, cioè non è la fine del mondo. Però la cosa strana è che quasi preferirei che mi facesse una cosa terribile, Ele, ma con gli occhi aperti per poter vedere i passaggi e le cose, piuttosto che così. Cioè, perché mi sento tipo che sono curiosissima, vorrei sapere che cosa sta facendo, che colori sta usando, che tutto. E invece non posso vedere niente. Questa è la cosa che più mi... Però sono tranquilla. Quindi ti fidi di me? Cioè pensi che sarà una cosa che ti piacerà? No, non è che... No! È che anche se hai fatto una cosa che non mi piace, comunque sto serena, cioè insomma... E io me la so tenuta bella, eh? Appunto, capito? Cioè male che va, dopo un mese non ce l'ho più, capito? Beh, io direi di fermarci qua con la ripresa e di passare direttamente al momento del reveal. Sì, così vedrete. Anche per voi è un po' un reveal. Poi mi vedrete con gli occhi di nuovo. Siamo al momento del reveal. Okay, io direi metti le mani dietro, okay, e ti levo un attimo la benda così ti aggiusta un attimo e tu torni a vedere. Madonna, c'è le ciglia tagliate. Queste unghie hanno un palese tema. Ok. Mi ha fatto le unghie di Natale. Pronta? 3, 2, 1, vai. Ma sono belle. Mamma, non ci credo che mi hai fatto la parcella. Ma sono le unghie di... No, sono le unghie di... C'è un tema. Guarda tutte. Le ho fatte via. Sì, brava. Ma sono bellissime. A voi piacciono da morire. Allora ragazzi, mi ha fatto pure il ritratto da amica mia. A voi mi piacciono un sacco, grazie. Ma dai, sei stata troppo carina. Ma io non riesco a essere cattiva. Ma sei angioletto. Io metto emoji angioletto per Ele. Beh, deve vedere. Non so che cosa avevo dovuto... Cioè sono stata più cattiva io di te. Sì. A voi mi piacciono da morire. Questo era il verde. Ma dai, non me lo... Guarda, raga, perché diglielo che a un certo punto c'è stato un... Sì, momento. È vero, è vero. Perché non è stato ripreso. A un certo punto c'erano Vale e Michela, che appunto sono le ragazze di Romantic Nails, che stavano parlando con Ele per cercare di capire un po', consigliare a questo punto esatto i colori di quest'unghia. E faceva tipo no, perché secondo me un po' di più, no, perché un po' così, un po' più così, facciamo vedere le foto più scurissime. E erano state bravissime, non avevo capito assolutamente nulla. A un certo punto mi fa: ma sì, no, proprio un verdone. Mi ha preso un colpo perché sapete il mio rapporto con il verde. Ho sentito la voce di Deborah che diceva è proprio cambiata. Allora. No, invece grazie. Sono super pretty. Mi piacciono un sacco. Maialino, nuvolette. Queste qui da tovaglia, esatto, sì. La mucca e il prado. Amo, sai, forse sono tra le mie preferite ever. Io le amo. Un voto da 1 a 10. 10, cioè sono veramente soddisfattissima, non me l'aspettavo, pensavo sarebbe stata molto molto diavoletta, in realtà la mia amica. Ma perché non ce la faccio, poi devi tenere un mesetto, è impossibile. Sì, no. Però lo so che devo, cioè prima o poi devo farla la cattiva. Sì, una volta mi devi fare proprio, non lo so, come me le farei io, tipo, sì. Sì, sì, qualcosa di proprio, ma nemmeno, pure di più, come non te le faresti mai, manco nemmeno tu. No, super super soddisfatta. Grazie alla mia amica, grazie alle ragazze di Romantic Nails. Io ovviamente vi lascio il video che aveva girato Ele, dove io le scelgo le unghie, giù nell'info box, tutti i contatti di Romantic Nails. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!